E vi prego in questa fase di domande che dovrebbero essere mille e che per ovvi motivi di tempo invece sono molto meno, di essere comunque parecchio rapidi, così vediamo che gli spettatori riescano dal ping pong di domande e risposte a farsi un'idea di posizioni, se ci sono, differenti. Allora, i mercati ripartiranno per l'estate o l'anno prossimo? Questo è anche un altro tema su cui tutti i giorni ci interpellano. Bello Fiore. Se ripartono, ripartono l'anno prossimo. Certamente. D'accordissimo, fantastico. Obama ieri parlando ha siglato i 5 punti per ripartire. Allora, nuove regole per i mercati, poi investimenti nell'educazione, nella sanità pubblica, nelle infrastrutture, ma soprattutto nelle energie rinnovabili, e poi tagliare il bilancio federale per ridurre il debito pubblico. Ecco, ha ragione lui o hanno ragione gli americani arrabbiati e diffidenti nei confronti di uno Stato padrone che si indebita troppo e tassa troppo? Ha ragione sicuramente lui nel momento in cui chiede una maggiore spesa pubblica produttiva in educazione, sanità e così via. Il limite può essere che in realtà spenda troppo poco e questo aumento di spesa lo si pensi come temporaneo. Hanno ragione entrambi, secondo me. Obama per i motivi che sono stati illustrati, ma anche l'opposizione, perché è evidente che più si spende, più si creano investimenti, ma ahimè più aumenta il debito pubblico e questo debito pubblico poi ricadrà sui cittadini. Più investimenti o più salvataggi come ricetta anticrisi? Tutti e due necessariamente, però salvataggi molto mirati. Mi permette un dato? Allora, la famosa Chrysler, che tutti conosciamo, le attuali vicende, colonizzata dall'Italia, pensi, fra poco. Pensi che nel 2006-2007, tutti e due gli anni, ha avuto un fatturato che è stato maggiore del reddito nazionale della Norvegia. Sarebbe anche opportuno chiedersi questi soldi ora dove sono. Investimenti o salvataggi? Tutti e due, investimenti per le ragioni che si sono dette prima. No, non so. E non ci credo. mi dia un po' di tempo. I salvataggi nell'immediato sono necessari. C'è però un problema, esiste questa espressione che viene molto ripetuta, troppo grande per essere salvato. In realtà per il sistema bancario e per la finanza, secondo me, come dire, le persone ben nate dovrebbero pensare che siamo arrivati alla fine corsa, che non si esce da questa crisi se non rompendo con i finanzieri. Allora, troppo grandi per essere salvati significa nazionalizzare, questo lo dicono anche Krugman e Stiglitz, ma lo dicono come qualcosa che preluda ad una successiva privatizzazione. Qui Marx forse ha qualcosa da dire, siamo arrivati ad una socializzazione tale per quanto riguarda la finanza, che forse la nazionalizzazione andrebbe fatta per sempre, ovviamente il problema è in funzione di che cosa. Di Taranto, cambierà lo scenario del mondo bancario? Cioè, basta col credito facile? Ci credo poco perché proprio grazie al credito facile che gli utili delle banche sono aumentati tantissimo dal 96 al 2004. Che lei pensa che le banche abbiano approfittato e anche in questo periodo che abbiano per esempio falsato i bilanci per poter approfittare degli aiuti statali? Questo sì, però qui ho un dissenso parziale. Io temo che siamo comunque alla fine del credito facile. Credo che avremo di fronte delle politiche per un po' di tempo perlomeno di politiche creditizie più controllate. Credo che paradossalmente però il costo cadrà sulle classi medie, su chi si deve indebitare, cioè avremo meno credito più costoso. Per una ripartenza, che cosa riprenderà a partire? E questo non lo sappiamo. La prima ipotesi è che ci siano degli stati, innanzitutto gli Stati Uniti oppure la Cina, che ripartono e gli altri vanno al seguito. Questo è il sogno degli europei. Potrebbe non funzionare. Io credo che una spesa pubblica in disavanzo dovrebbe essere più generalizzata e dunque più equidistribuita, ma che questo dovrebbe dare luogo ad una più sana crescita della spesa fondata sul reddito interno. Secondo lei?
Una si spesa, riparte da dove? Sì, una spesa pubblica in infrastrutture, credo sia fondamentale, anche perché, guardi, dopo la crisi del 29, noi appunto avremmo dei nuovi paradigmi economici, avremmo Keynes. Oggi nuovi paradigmi economici, nuove teorie per uscire dalla crisi, non ne abbiamo. Abbiamo bisogno di uomini nuovi. Più tant'è vero che stiamo ricorrendo nuovamente alle infrastrutture, quindi a Keynes. Vi chiedo ancora di più la sintesi, se possibile. Allora, le imprese come possono prepararsi? Non parliamo soltanto di imprese italiane, a questa ripartenza. Investendo ma in cosa? Nell'innovazione, nella specializzazione, per esempio in nicchie di mercato ad alto sviluppo, o investendo invece sul capitale umano? Se parliamo dell'Italia, io direi sicuramente il Made in Italy di nicchia, che è quello che ha sempre trascinato le nostre esportazioni. Tenga però presente che il credito per le imprese sarà sempre più difficile, non soltanto per i problemi che sono stati accennati, ma anche perché è entrata in vigore Basilea 2. Basilea 2 è una cosa complicata senza che la stiamo a spiegare, però ancora una volta, a proposito del sistema bancario, attenzione, le banche fanno da sole il proprio rating. Invece giudicano i rating delle imprese. Lascio agli ascoltatori il giudizio. Partiamo da dove? Innovazione, nicchia o capitale umano? Sicuramente la nicchia è importante, sicuramente l'innovazione è importante. Ci vuole però un orizzonte, e questo orizzonte non può che essere dato, è una vecchia parola, ma va ripresa, da una programmazione in cui lo Stato sia in grado di dare un orizzonte più di lungo termine. Però mi permette di dire che io aborro, come direbbe Mughini, l'espressione capitale umano. Si tratta di esseri umani. Io credo che le imprese dovrebbero investire sugli esseri umani. La ragione, i lavoratori? Sì, sono esseri umani anche loro. E io credo che questa crisi nasca, l'espressione non è mia, dal fenomeno del lavoratore traumatizzato, cioè del lavoratore precario. Si è avuta l'illusione che si potesse superare il lavoratore traumatizzato e i bassi salari con i debiti fatti dalle famiglie. Ora, paradossalmente il debito pubblico è stabilizzante, il debito delle famiglie, lo si è visto, non è stabilizzante, prima o poi esplode. A livello globale manca un'authority che controlli tutto il mercato finanziario, al G20 è stata soltanto abbozzata. Assolutamente, di fatto fino adesso non si è realizzato nulla come regole per la finanza internazionale e di volta in volta si rimanda, ecco perché io dicevo prima non credo che le banche andranno, poi finiranno sotto controllo, perché adesso si è rinviato al prossimo G7, ma di fatto tranne investimenti in infrastrutture, in capitale umano, per usare il termine classico, non c'è nessuna regola internazionale. Anche secondo lei è necessario un passaggio di potere dagli stati alle organizzazioni internazionali? Globalizzare in modo, governare la globalizzazione? Sicuramente bisogna governare la globalizzazione, ma il punto che è stato sollevato prima è importante, perché sia la destra che la sinistra al governo, per dire sia Bush che Clinton, si sono bevute entrambi, per ragioni molto materiali, l'ideologia che nella finanza i finanzieri e i banchieri potessero regolare se stessi. Non era un mondo di deregolamentazione, era un mondo in cui i regolati regolavano se stessi. Ora, questo mondo è finito, bisogna fare in modo che sia finito davvero. Ho tre domande e vorrei farle a entrambi tutte e tre. Allora, i paradisi fiscali si riposizioneranno? Può darsi di no, ma non credo sia quello il problema, perché il problema è il controllo internazionale della globalizzazione della finanza. D'accordo su questo? Sì, i paradisi fiscali, la gran parte di quelli significativi sono legati a nazioni del centro, dell'Unione Monetaria. Monte Carlo, Francia? Sì, sì. Per esempio? Certo. Sì. Sarebbero controllabili se si volesse. Sarebbero controllabili se, e rimandiamo alla domanda precedente, spulciato una sua citazione, molto bella, io sono più un umanista, anche se l'economia è una scienza umanistica, lei citava Yeats, che dice le cose si dissociano, il centro non può reggere, e la pura anarchia si rovescia sul mondo. C'è questo pericolo? Una volta, diciamo così, anche solo un anno fa, le avrei detto che la prima cosa era certa, la seconda non più, perché ci avevano insegnato, anche questo Minsky ci aveva insegnato, che il 1929 non dovrebbe più ripetersi. Beh, la cosa incredibile è che siamo riusciti a creare le condizioni per cui
la possibilità dell'anarchia è diventata concreta per un bel po' di tempo e non è detto che l'abbiamo ancora accantonata. Anarchia di diverso tipo, anarchia dall'alto e dal basso.